stato venerdì 13, sentiamo particolarmente vicini i colleghi francesi per quello che è accaduto e anche e soprattutto per la scomparsa di un grande scienziato, amico, genetista e neurologo, che era il professor Stefano Di Donato, che è stato direttore scientifico del BEST qualche anno fa. Quindi a lui dedichiamo questo convegno e alla sua memoria. Chiederei prima di tutto alla signorina Carla Andreotti, che è la responsabile della formazione dell'IEX di Armelia, di portare il saluto delle autorità, della Presidente, dottoressa Alda Pellegri, del dottor Sala, che è il direttore generale, e del dottor Galbiati, che è responsabile della Commissione per la Ricerca. Signorina Carla Andreotti porta il saluto dell'Associazione della nostra famiglia. Buongiorno a tutti. Io sono molto contenta che la nostra famiglia ospiti oggi questo convegno. È un convegno particolare che è stato fortemente voluto da Bruno Kuhlmann, dalla dottoressa D'Angelo, in rappresentanza anche di altre persone che lavorano con loro. E mi sembra molto bello che una volta tanto un confronto scientifico diventi anche un confronto tra persone che esprime un'alleanza e una solidarietà, che è un po' lo spirito con cui opera la nostra famiglia. Per chi non la conosce, la nostra famiglia è l'Istituto Medea, che è la realtà scientifica emanazione della nostra famiglia, ha l'intento, la presunzione forse, di lavorare mettendosi al fianco delle persone e cercando di sviluppare con le persone dei percorsi che siano sicuramente validi dal punto di vista medico, scientifico, ma anche umanamente capaci di esprimere la vicinanza e l'attenzione alla qualità di vita delle persone. Ecco, questo convegno realizzato di comune accordo esprime questa alleanza, questa solidarietà e questa capacità anche delle persone che sono direttamente toccate da un problema di essere protagonisti della propria vita e di poter vivere la propria vita non soltanto da pazienti, ma esprimendo appieno tutte le loro possibilità. Ecco, quindi io ringrazio la dottoressa D'Angelo e Bruno Kuhlmann per aver voluto questo convegno e vi auguro buon lavoro da tutti i punti di vista, dal punto di vista scientifico, dell'imparare, del comunicarvi cose nuove, ma anche dal punto di vista di creare dei rapporti costruttivi, che sono un po' anche il nostro modo di rispondere piccolo a queste tragedie grosse che sentiamo che avvengono nel mondo e che però non sono la totalità della realtà. Ecco, ci sono tante realtà buone che vanno avanti e che forse hanno meno voce sui media, ma che nella vita delle persone contano. Grazie e buon lavoro.